Io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, per me, è il senso dello scrivere. Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Le mie idee non mi arrivano solitamente alla scrivania mentre scrivo, ma mentre sto vivendo. Scrivo per lo stesso motivo per cui respiro, perché se non lo facessi, morirei. Fu un giorno fatale, quello del quale il pubblico scoprì che la penna è più potente del ciottolo e che può diventare più dannosa di una sassata. L'uomo costruisce case perché è vivo, ma scrive libri perché si sa mortale. Sapete chi sono? Sicuramente qualcuno lo avrete riconosciuto. Per scrivere una storia bisogna partire da un'idea. Certo, nel 2021 è praticamente impossibile trovare un'idea che sia assolutamente originale, mai vista prima sulla faccia della Terra. Ritornerà sempre qualcosa di già visto in un film o letto in un libro. Quello che porta all'autenticità di un'idea sarà la vostra esperienza, la vostra scrittura. Ricordate sempre che è lecito prendere spunto e non copiare. Così è partito esattamente 7 anni fa il nostro viaggio. Entrambi amavamo scrivere e insieme ci siamo trovati a scrivere nero su bianco tante storie. Benvenuti in questa nuova esperienza. Ciao fatti e strafatti d'arte, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a parlare di storie. Ma non di storie così in generale, ma delle nostre storie. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche pollicione in su e qualche commento se vi è piaciuto questo video. E poi vi ricordo di andarci a seguire anche sugli altri social. Siamo su Instagram, su TikTok, su Twitter, su... tutto. Ma chi erano quelli all'inizio video? Sceneggiatori. Sì, è vero, ci state conoscendo pian piano. Avete capito che siamo 2 videomaker, avete capito che Danny recita, che io disegno, ma siamo anche 2 sceneggiatori. Ma lo sceneggiatore chi è? Se sei d'accordo, prendiamo lui come esempio di sceneggiatore, no? Cioè, sfruttiamolo! Interno, giorno, camera, da letto. Danny dorme beatamente nel suo letto. Conoscendolo starà già pensando a come mettere il nero su bianco la prossima idea. Ma andiamo avanti. Danny apre gli occhi. La mattina si alza con molta calma, anche se devo dire che è scontroso. Sì, ok, mi alzo. Ma come ti permetti? Sono io che oggi sto scrivendo la sceneggiatura. Dicevo, si alza e è già dentro le storie, proprio in tutti i sensi. Si alza dal letto e mette i piedi a terra, fogli accartocciati, esce dalla stanza. Interno, giorno, cucina. Danny si prepara la colazione, mette una penna dentro la tazza al posto del cucchiaino. Interno, giorno, sala. Danny si mette a sedere davanti al computer. Usa un foglio come sottopiatto. E qui arriva il famoso foglio bianco. Che speriamo però resti bianco per poco.
Vedete, io a Danny potrei far fare qualsiasi cosa. Posso fargli fare quello che voglio. No, Non ricominciamo con il solito Zeus, Cronos, Babbo Natale, perché questa mattina proprio non è aria. Di prima mattina questo sceneggiatore è sempre poco socievole. Facciamo che lo sia un pochino di più. Danny ha un'aria sommessa. Questa mattina devo scrivere una sceneggiatura. Quindi Maria Elena, perdonami se a volte mi escono delle frasi poco carine. Così va meglio, no? Lo sceneggiatore è il primo ad immaginare, a vedere, a realizzare il film su carta. È un drammaturgo e uno scrittore. Ma non stiamo parlando solo di film. Parliamo anche di fumetti, di PS teatrali, nonché anche di video su YouTube. Sì, nel nostro canale ci sono alcuni corti che abbiamo realizzato, ma ogni video che realizziamo, compreso questo che stiamo registrando adesso, ha una sua sceneggiatura. Ok, sì, è vero, non ci scriviamo le battute, però possiamo dire che almeno per alcuni video abbiamo una scaletta. Deformazione professionale. E qui viene il bello. Vedete queste due pile di... c'è un hard disk, delle pennette, quaderni a volontà. Questo è un raccoglitore pieno di sceneggiature che ho scritto in tempi lontani, ma anche in tempi recenti. E le stesse pile le ho io. Già, abbiamo deciso di fare questo video perché vorremmo vedere queste idee realizzate, anche se non fossero girate da noi. Però ci interessa che non restino chiuse nei cassetti. Esatto, questo non è solo un video in cui vi abbiamo parlato ancora di noi. Cioè, sì, è anche quello, ma è soprattutto un video per fare un appello molto ben preciso. Noi siamo sceneggiatori e abbiamo tante storie. E qui la domanda sorge spontanea. Perché non registrate voi? Sarebbe fantastico se potessimo farlo. Beh, ci sono due cose che ci ostacolano. I costi e il tempo. Questi due fattori sono alla base di ogni progetto e noi come esseri viventi dobbiamo guadagnare per vivere. Ma in questo momento non possiamo sfruttare quel guadagno per quelle storie. E perché dovremmo tenerle? Per farle marcire in un cassetto? No, la bellezza va mostrata, da sempre e comunque. E adesso arriva la parte artistica. Aspetta, prima di parlare della parte artistica. Questa è la nostra mail, giù nell'info box ci sono tutti i contatti ai nostri social, contattateci. Noi siamo qui, pronti a scrivere tante belle storie! Ma la parte artistica? Ma è tutta qui! Avete capito? Noi vogliamo vedere le nostre sceneggiature realizzate. E come diciamo sempre, tante belle cose! Ciao! Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, cogne lingua, de ventre mando muta, e gli occhi non l'andiscon di guardare.